Benvenuti nell'orto di Stefano Ape Assassina, dove se non siete già delle capre, imparate presto a diventarle, proprio come ho fatto io. Oggi però non impareremo a diventare delle capre, ma impareremo a trasformare un'aiuola rialzata semplice in un'aiuola a bancale, se così si dice, non lo so nemmeno io, non è che sia esperto di definizione di aiuole dell'orto, con i lati sostenuti da assi di legno, secondo la mia interpretazione. Questo vuol dire che ci saranno molte persone che dopo aver visto il video mi diranno dovevi fare così, dovevi fare cosà, ma io dico sempre che è facile parlare e commentare stando lì seduti mentre io fatico. Se voi sapete fare di meglio, allora faticate voi, fateci un bel video e noi lo guarderemo volentieri seduti in poltrona. Cominciamo? Per non saperne leggere né scrivere, dopo aver comprato gli assi per una sola aiuola, in modo che se sbaglio questa, alla peggio ne ho sbagliata una sola, comincerei a presentare gli assi sull'aiuola, giusto per vedere se sto facendo giusto e se il mio lavoro avrebbe effettivamente un senso. Io non dico che questo passaggio lo dovete fare anche voi, io l'ho fatto perché molte delle cose che faccio mi piace farle trovando io le soluzioni per farle e questo comporta anche che faccio una serie interminabile di errori che mi portano a imparare meglio come farle correttamente senza avere tutta la pappetta pronta. Il che è vantaggioso per voi perché, come dico sempre, io sbaglio, voi imparate un pochettino anche dai miei errori. Per esempio, adesso sto martellando gli assi di bancale che, secondo la mia insulsa idea, dovrebbero sostenere gli assi di legno e che a loro volta dovrebbero sostenere la terra dell'aiuola. Niente di più sbagliato al mondo, in quanto gli assi di bancale marciranno facilmente una volta conficcati nel terreno umido e dopodiché, nel giro di meno di un anno, non terranno proprio un bel niente. Inoltre, ingombrano e fanno incastrare facilmente le ruote del mio carretto, quindi direi che sono ampiamente bocciati. Mi raccomando, poi di lavorare sempre senza guanti, in modo da conficcarsi più facilmente nelle mani un sacco di schegge. Così almeno avrete un lavoro in più da fare per vostra moglie alla sera, che mentre voi siete sdraiati sul letto, lei vi tortura con uno spillo e delle pinzette di metallo, e voi state lì a soffrire in silenzio con qualche urlo di mezzo. Vediamo adesso cosa aveva partorito la mia mente, dunque, sì. Incidiamo le assi con una mano di sotto, così c'è più rischio di mozzarsi un dito. Ecco, forse è meglio di no. E questo servirebbe poi per fare delle incisioni che dovrebbero tenere fermo il fil di ferro con il quale volevo legare le assi. Ed ecco il fil di ferro con il quale ho legato le assi. Altra idea abbastanza insulsa, ma comunque ricordo che per il momento le assi le sto solo presentando. Se usate il fil di ferro consiglio sempre di avere un paio di occhiali protettivi perché è molto facile ficcarselo in un occhio senza accorgersene e facendo danni incalcolabili. A me per fortuna è successo sempre quando avevo gli occhiali protettivi, ma state comunque sempre molto attenti a come le maneggiate. Qui ho anche usato il collo tagliato dei boccioni dell'acqua come distanziale per tenere le assi prima di fissarle. Ormai questi boccioni dell'acqua mi manca solo più di usarli come preservativi e poi li ho usati veramente per tutto. E poi anche qui ho usato il fil di ferro per sostenere le assi appese. Il concetto era che non fossero a contatto con la terra nella parte bassa, ma solo di lato e in una zona un po' più rialzata per impedire che marcissero troppo velocemente. In questo modo dovrebbero durare non per sempre, ma comunque per qualche anno in più e questa regola è sempre valida. Come state vedendo, cercate di girare il fil di ferro sempre verso il basso e con la punta leggermente piegata verso il legno, il più possibilmente protetta da contatti accidentali, perché altrimenti c'è da farsi male veramente. A questo punto dovreste applicare lo stesso principio lungo tutta l'aiuola, il che sembra facile, ma se il martello non funziona bene è anche più difficile. Ora, non è che ci voglia chissà quanto per fare questo lavoro, diciamo che c'è un po' da sudare e da perdere qualche chilo in eccesso, cosa che di solito molti apprezzano. Io, per esempio, ogni volta che metto mano pesantemente all'orto perdo circa 5 kg. Ma non abbiamo parlato delle assi. Come vedete, sono assi da 4 metri, così lunghe sono veramente scomode da trasportare sia a mano che in macchina, quindi io vi consiglio di comprare delle assi lunghe al massimo 2 metri l'una. Ed ecco che le nostre assi sono tutte belle presentate e questo lavoro è servito solo a capire come si presentano le assi nell'orto, ma in realtà devo disfare tutto. Ma adesso non ne ho voglia e aspetto la fine dell'estate. Poi arriva la fine dell'estate e finalmente mi metto i guanti e porto via le assi per prepararle a mettere veramente in modo definitivo e diverso rispetto a come abbiamo visto finora. E siccome, come vi dicevo, così lunghe sono impossibili da trasportare e maneggiare,
allora le misuro e le taglio a 2 metri, in modo che potrò usarle più agevolmente, e adesso vedremo come. Ecco, vedete che un asse tagliato a metà si trasporta molto più facilmente di quando è intero. Guardate che bei buchi ho nella felpa, siete un po' invidiosi, eh? Adesso vedremo la miglior tecnica di taglio di un asse di tutto l'universo. Assicuratevi che la sega si riempa di terra, in questo modo diventerà totalmente inutilizzabile. Mi raccomando, lavorate sempre senza un piano di appoggio, in modo che travagli tutto, così almeno farete anche un po' di fatica, che non guasta mai. Pingete bene e spiegazzate la lama della sega, in modo da romperla più in fretta. Poi adesso vi faccio vedere il piano di appoggio più sicuro al mondo, la vostra gamba. Mirate bene l'arteria femorale, mi raccomando, perché altrimenti non c'è gusto. Vediamo, sempre domani mattina riesco a tagliare quest'asse. Comunque devo dire che sono andato più dritto di quanto avrei mai potuto desiderare. Ecco, mi mancava la scheggia finale attaccata all'asse. Ricordate sempre che la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi. Grandi pillole di filosofia oggi nell'orto. Ed ecco fatto, la nostra bella asse tagliata in 2 pezzi da 2 metri. Ora, in ogni asse dovreste fare 3 buchi di adeguata dimensione, che vuol dire almeno 1 centimetro di diametro, punta da 10, con il trapano e una guida per non andare storti, come sto facendo io. In questi buchi martellerete dentro dei tondini di ferro di uguale diametro dei buchi, i quali infilzati nella terra terranno fermo l'asse e non ingombreranno, a differenza dei paletti che avevamo messo in precedenza per presentare le assi. Ecco fatti i 3 buchi, questa è un'asse corta che si metterà in testa alla aiola. Ciao amore mio. Lasciami stare. Non capisco perché fa sempre così questa gatta. Ecco, per esempio quest'asse qui è un asse da 2 metri. I buchi laterali è meglio farli un po' distanti dal bordo dell'asse e poi ne fate uno che sia circa al centro. Non è necessario misurare nulla, va benissimo fare tutto ad occhio, tanto anche se i tondini non saranno equidistanti, al massimo gli unici che potrebbero dire qualcosa sarebbero i lombrichi e le talpe, ma non credo che diranno nulla. Ecco, i tondini comprate di belli spessi da 10 mm o 1 cm se non sapete quanti sono 10 mm, capisco le difficoltà matematiche della popolazione, e ve li fate tagliare lunghi 50 cm, che vuol dire mezzo metro. Ed eccoci arrivati nell'orto dunque, dovete martellare i tondini di ferro nei buchi che avete fatto. Mi raccomando, usate il martello con la testa che si stacca, in modo da perpetuare la regola che non importa se il martello sia grande o piccolo, l'importante è che il martello dia sempre problemi. Ora, buttate il martello mimetico nell'erba in modo da perderlo definitivamente per sempre e procedete a infilzare i tondini nella terra in modo da fissare l'asse. Da notare che le assi non sono attaccate fra di loro, non voglio che siano attaccate. Io, se è possibile, lascio sempre uno spazio di almeno 10 cm tra un asse e l'altro, in modo che si formano delle rampette di terra che possono agevolare il passaggio dei carabidi, che sono tipo degli scarafaggi carnivori che non volano e che però corrono per terra e combattono e uccidono le lumache, e poi soprattutto i rospi, che a differenza delle rane non saltano molto e hanno bisogno di rampe agevolate per superare gli ostacoli. Così possono salire sulle aiuole facilmente e mangiare qualche lumache senza guscio anche loro. È tutto chiaro? Bene. Martellate tutte le assi lasciandole però un po' rialzate dal terreno, in modo che possibilmente non marciscano subito come dicevamo in precedenza. Dopodiché stendete la terra in modo da rimetterla contro le assi. Il concetto poi è sempre lo stesso e bisogna continuare nello stesso modo per tutta l'aiuola. Naturalmente è meglio tirare dei fili per andare dritti, altrimenti fate solo un gran pasticcio, e siccome tra un'aiuola e l'altra ci deve passare il carretto, meglio che sia tutto dritto, altrimenti poi si incasta da qualche parte e non passa più. Tranquilli, io sono andato dritto, ma il carretto vi assicuro che si incasta lo stesso, perché
sono andato troppo giusto con le misure tra una fila e l'altra, nonostante credessi di essere andato abbondante, ma comunque nulla a cui non si può rimediare avendo voglia di farlo, naturalmente, appunto, avendo voglia. E quindi, non avendo voglia, ogni tanto rimango incastrato con il carretto. Questa che vedete qua, per esempio, è l'asse di testa in fondo all'aiuola. Il concetto è sempre lo stesso. Questa in particolare ha solo due ferri, forse era meglio metterne tre, non lo so, comunque più o meno fa lo stesso. Le aiuole, come ho già detto nel primo video dell'orto, le potete fare larghe quanto vi pare, fino a 1,20 m per questione di comodità, per poterci lavorare da fuori senza mai metterci i piedi dentro, che è molto importante perché così la terra rimane sempre soffice e le radici degli ortaggi sono molto più contente e gli ortaggi crescono meglio. È anche molto più facile estirpare le erbacce e forconare la terra prima delle semine e dei trapianti, se la terra rimane sempre soffice. Quindi mi raccomando, non va mai calpestata, che è un concetto estremamente importante. Ecco, vedete qua, si capisce bene che l'asse non tocca la terra verso il basso, ma solo su un lato, e questo le permette di marcire molto più lentamente e di durare qualche anno in più. Ed ecco la nostra aiuola con le assi conclusa. Se vi sembrano troppo alte avete ragione, ma ho preso quelle che erano disponibili e che costavano meno, e questa altezza mi permetterà di mettere più pacciamatura spessa o magari di aggiungere compost e terra buona per rialzare ulteriormente negli anni a venire. Come si vede, le assi sono distanti fra di loro, come già accennavo prima, per permettere ai rospi, ai carabidi, agli orbettini e a tutti gli animali utili che si mangiano gli animali cattivi di entrare a ingresso libero e senza pagare la consumazione. Nel frattempo, in un pezzo di aiuola ci ho trapiantato un po' di insalata che ho fatto nascere io dai semi, e adesso ci metto della pacciamatura di truccioli di legno che ho prodotto io nel tentativo, ancora non terminato da anni ormai, di costruirmi un tavolo di legno partendo dai tronchetti della legna da ardere, ma del quale non ho prodotto un video. Ed ecco qua l'aiuola tutta bella pacciamata con i truccioli di legno. Ed ecco qua la mia bella insalatina che crescerà tutto l'inverno. E alla fine dell'inverno come diventerà? Eccola come diventerà, dei bellissimi cespuglietti di insalatina da raccogliere e gustare anche direttamente nell'orto. Così vi viene la caghetta. Ma no, sto scherzando. Se è pulita non vi succede nulla, almeno spero. Bene, il video è finito, ma siccome io sono masochista non ho fatto solo un'aiuola, ne ho fatte più di 10, che vedremo prossimamente in un altro video dove spiegherò le stesse identiche cose che ho spiegato oggi. Così anche voi sarete contenti di annoiarvi insieme a me. Sì! E nel frattempo che vi annoiate, iscrivetevi al canale, perché ho scoperto che chi guarda i miei video, se è carnivoro diventa vegano, se è vegano diventa carnivoro, e se invece è onnivoro come me diventa pazzo. Ciao a tutti!